Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui con un nuovo video trekking, o meglio esplorazione trekking. Oggi siamo al Parco delle Cascate a Molina, provincia di Verona, direi più o meno come zona. Detto questo, vi lascio la sigla. Se già non l'avete fatto, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentate, condividere il video con tutti i vostri amici. E detto questo, iniziamo! Allora, siamo appena entrati dentro il parco, costo di 8 euro. 8 euro a testa. Ci sono tre anelli all'interno di questo parco: il verde, il rosso e il nero. Il verde dura mezz'ora, il Il rosso rosso un'ora. un'ora e il nero 2 ore. E niente, noi faremo il nero perché così ce lo girano tutto per bene. Un altro bellissimo ponticello. Grazie, ma è una cosa che mi fanno impazzire sono questi micro ruscelli che abbiamo qua sotto. Sono così carini! E siamo arrivati alla prima cascata, che è la cascata dell'Orso. E noi ora ci dobbiamo arrampicare super di là. Allora, facciamo una piccola deviazione, andiamo al doppio covolo, che ce l'hanno super consigliato, dobbiamo arrampicarci super di qua. Poi andremo a quella parte che vi ho fatto vedere prima. Veramente, veramente wow. È maestosa come cosa. E poi cieco! Ok, allora adesso ci arrampichiamo su e continuiamo il nostro percorso. E siamo nel vuoto, che paura! E ora super di qua, questo era il pozzo dell'orso. Info di servizio, se venite con i bimbi c'è anche una bellissima teleferica. Per noi adulti non è consigliata, visto che è un pochino piccolotta. Però carino anche la cascatella. Questa è la cascata del Tombolo. È proprio tombolosa. Cascata del Marmittone, penso perché sia sottile. Allora, ci siamo allungati un attimo, nel senso che abbiamo continuato per il percorso nero e si arriva a, teoricamente tramite questo sentiero, a una terrazza panoramica. Ci arrampichiamo ancora, sono stanco. Inizio ad essere sudato e cotto, però spero che ci sia una bella vista sopra. Siamo arrivati alla terrazza panoramica. Guardate al pozzo tondo quanto è bello. Ti viene proprio voglia di bere tutta l'acqua. Ma non si fa. Allora, adesso andiamo alla grotta delle Tette More. Poi dopo torneremo giù alle cascate nere. Tutto nero. Ah, ecco perché si chiama così. Che formazioni rocciose interessanti. E ora andiamo giù per la cascata nera, che è ripida, sappiatelo. E ora siamo arrivati alla cascata nera, chiamata così appunto
per le formazioni delle rocce nere che troviamo alla base. E il trekking finisce con l'arrivo alla cascata verde. Bellina, molto molto bellina, anche la formazione rocciosa. Ok, direi che il video quindi si può concludere qua. Un trekking veramente veramente bellissimo, super fattibile. Ho notato con dispiacere che nonostante i 20 miliardi di cartelli che dicevano di non fare il bagno, la gente continuava a fare il bagno, quindi per favore se venite siate civili e non fatevi il bagno, perché cercate di non farlo. Detto questo, se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, qua sotto in descrizione c'è sempre il link per Instagram, pubblico un sacco di cose, ho pubblicato in tempo reale il tracking nelle storie, quindi se vi va seguitemi anche lì. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!